alcune riflessioni mentre vado a scuola, riflessioni in un mondo e su un mondo che è veramente sottosopra. Mi sembra che quello che si autodefinisce, no, Occidente libero e democratico, abbia perso completamente se stesso, la bussola di quello che dovrebbe essere un mondo democratico, o forse non ha perso nessuna bussola, ma ribadisce quello che ha compiuto in anche secoli e secoli di storia, cioè di fatto una doppia morale, un doppio standard, quello che vale per l'Occidente nell'Occidente, per gli amici dell'Occidente, non vale ovviamente per altri stati, altri popoli, altre culture, perché non c'è nessun altro modo per spiegare quello che sta accadendo, che è terribile, dovrebbe veramente sconvolgerci molto più di quello che sta accadendo, ma ormai la logica è quella, no? È la guerra. Addirittura un noto editorialista del Corriere della Sera ha detto: vabbè, ma dalle guerre, anche se distruttive, violente, spesso sono nati regimi migliori. Stiamo dimenticandoci la lezione anche della guerra. Veramente un liberale che recupera l'idea della guerra di Hegel, cioè la guerra come tribunale della storia, che stabilisce chi ha diritto e chi ha torto, e che stabilisce che quello che nasce dopo la guerra è meglio di quello che sono spazzato via. Detto questo, io trovo terribile un paio di riflessioni su altre cose che stanno accadendo. L'ho scritto in diversi post sui social, ne ho parlato anche con amici, ma riflessione fatta anche con alcuni studenti. Il giornalismo in guerra è più che mai un mestiere difficilissimo, e muoiono tantissimi giornalisti nelle guerre durante l'anno, ma a Gaza ne sono morti 36 in neanche un mese, che più di quanto accaduto in tutto l'anno, ben di più in tutti i conflitti del mondo. Ebbene, a parte alcune testate, alcuni giornalisti, ma cose purtroppo di minoranza, non se ne parla, o meglio, quelli che di solito aprono telegiornali, aprono anche i titoli delle pagine web o fanno editoriali, giornalista britannico assassinato dai talebani, giornalista americano rapito dai iraniani, giornalista in Ucraina bombardato, ucciso dai russi. E queste testate, questi signori e signore, non parlano di 36 giornalisti, perché, torna alla lezione di Tiziano Terzani, i giornalisti, in questo caso arabi, i palestinesi, non hanno la stessa dignità di esseri umani degli altri giornalisti. Dunque, è la scoperta dell'acqua calda, lo so, ma ribadiamolo, le vite non valgono allo stesso modo. Le nostre valgono di più, non la nostra, va da sé che la mia vita cerco di difenderla il più possibile, dovessero aggredirmi, al massimo un padre può sacrificarsi per i figli, la madre, o per un grande amore, ce lo racconta, no, nel simposio Platone, quando ricorda che Achille va contro Ettore pur sapendo che sarebbe morto, ma per l'onore, il sacrificio d'amore nei confronti, no, di Patroclo ucciso. Però altrimenti non si va incontro alla morte, no, per altri. E in questo caso però cosa sta accadendo? Che queste morti non valgono niente, cioè i 36 giornalisti palestinesi nella stessa di Gaza, niente, probabilmente sono terroristi anche loro, conniventi, dunque noi con questa macro categoria, ma ci sono anche i terroristi, e così si nascondono, via. E dunque non solo non se ne parla, ma addirittura quando se ne parla, quelle pochissime volte, non solo se ne parla poco, quando se ne parla in questi termini, vabbè, si sa, è la guerra, ricordiamoci. Altri casi pazzeschi, follia, giocatore
tedesco licenziato palestinese per aver fatto un post che poi ha anche tolto, in cui condannava i bombardamenti e gli attacchi sulla striscia di Gaza. È pazzesco, no? Poi si è detto, no, ma ha usato la Palestina libera dal Giordano, nel Mediterraneo, quello avrebbe implicato l'assenza di Israele. Lui ha chiesto scusa di quel post, per quel post, ma licenziato, capite? Annullato il contratto. Ripeto, non c'è scritto, no, nulla di inneggiante ad Hamas. Va bene, cancellato post, chiesto di tua scusa. Noi siamo la civiltà cosa del perdono, che non lo siamo chiaramente, noi marciamo e distruggiamo. Oh, questo sentimento antioccidentale di saudino, il senso di colpa, non è tempo, non è senso di colpa, basta studiare la storia, e vedere cos'è stato l'imperialismo, il colonialismo, no? La violenza. Detto questo, licenziato con la civiltà del diritto, e i liberali dovrebbero inorridirsi per questo palestinese licenziato per questo motivo. Niente, tacciono, lo sappiamo qual è la storia dei liberali italiani, della maggior parte dei liberali italiani, ci sono delle voci chiaramente eccezionali, limpide, e che quando c'è il muscolo, i liberali italiani coccolano il muscolo, fanno così, l'hanno sempre fatto. E chiudiamo con Dior, la quale Dior licenzia una modella palestinese, okay, che in questa fase ha soltanto espresso vicinanza ai palestinesi e ha chiesto la fine di queste violenze, di questi massacri. Siete indignata per la morte di tutti questi bambini. Mondo, non girarti, no? I palestinesi. Licenziata e sostituita da una modella israeliana. Pazzesco. Siamo proprio una civiltà superiore.